Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Stillo e sono il presidente di Rete ONU, la rete nazionale degli operatori dell'usato, una rete che raccoglie al suo interno alcune migliaia di operatori rappresentati da tutta una serie di associazioni, di aziende, di cooperative sociali e che tutte operano nel settore del riutilizzo. Il tema di cui trattiamo è appunto quello del riuso, che è un tema innanzitutto culturale, nel senso che il riuso, che è nella gerarchia delle R, come sapete, è il primo e che evita, dando una seconda vita alle cose, a migliaia di tonnellate di merci, di finire in discarica, è un procedimento che in genere non richiede investimenti industriali, ma che richiede una serie di attività che sono da un lato commerciali, cioè la rivendita, la raccolta e la rivendita di materiali, di merci che possono essere riutilizzate. Nel settore la normativa è complessa come in tutto il settore che afferisce alla prevenzione e ai rifiuti. Io rimando per approfondimenti che sono molto tecnici al rapporto nazionale sul riutilizzo che Rete ONU ha prodotto insieme all'Abelab nel 2021 e che ha una sezione dedicata alla normativa. Quello che possiamo dire in generale è che la prevenzione, cioè la raccolta e la rivendita che viene fatta in mille modi di merci usate, dagli abiti ai mobili, agli elettrodomestici funzionanti, eccetera, si accoppia alla preparazione per il riutilizzo, cioè a un sistema per cui le merci vengono revisionate, vengono riparate, vengono ripulite se necessario e vengono avviate a seconda vita attraverso canali commerciali e non. Tutto questo avviene attraverso vari step e attraverso vari canali. Alcuni sono canali molto informali, se vogliamo partire da quelli, cioè canali di raccolta di merci attraverso il classico svuotamento di case o di cantine e così via, la raccolta in qualche modo che avviene in modo informale perché si chiede a qualcuno di liberarci la casa perché si cambia casa, perché se ne è acquistata una più grande o più piccola, per tanti motivi. O perché si svuotano gli armadi, fenomeno che, come forse alcuni di voi sanno, durante la pandemia si è enormemente dilatato. Da lì la parte più informale arrivare invece a altri canali, come ad esempio i contoterzisti, cioè tutti quei negozi, negozietti, Mercatino e Mercatopoli, che sono le due maggiori catene, sono socie di Rete ONU insieme a parecchi altri, che raccolgono per conto dell'utente, del cittadino, delle merci che mettono in vendita, riservandosi una parte della vendita e restituendo al cittadino in denaro un'altra parte di questa vendita. Questo complesso di cose si affianca alla preparazione al riutilizzo, cioè a degli oggetti che sono invece più vicini all'area dei rifiuti e che devono essere preparati, devono fare quello che si chiama end of waste per essere rimessi in commercio. La normativa non è semplice, dentro questa normativa si collocano anche alcuni circa un centinaio di centri di riuso in Italia che in genere lavorano con le multiservizi di raccolta rifiuti per in queste due aree della prevenzione e del
del recupero e della prevenzione per il riutilizzo, oltre alla difficoltà portata dalla normativa, c'è anche una difficoltà in qualche modo di sostenibilità, cioè il commercio, la seconda vita delle cose deve avere una sua sostenibilità, quindi deve poter produrre valore in modo che abbia senso, oltre che ambientalmente, che ha assolutamente senso, anche economicamente per chi lo fa. Raccogliere delle merci e rimetterle in circolazione. Nel 2020, 21 e 22, complice anche la pandemia, c'è stato un boom da un lato felicemente accolto dal settore culturale, un boom anche di sensibilità ecologica che ha spinto moltissimi, in particolare giovani, a rivolgersi in modo molto più accentuato che in precedenza al mercato dell'usato. Ne sono un esempio le decine, le centinaia di negozi di abiti usati o vintage che sono apparsi nelle nostre città. Alcuni erano storici e c'erano, molti altri sono stati aperti negli ultimi 2 anni. E ne sono anche testimonianza il proliferare di negozi di conto terzi e anche di mercatini dell'usato. Tutto questo è molto positivo, tutto questo distrae, noi calcoliamo dalle discariche 600, credo in salita, quindi da 600.000 a 1 milione di tonnellate di rifiuti all'anno, cioè merci che invece di diventare rifiuti hanno una seconda vita. Tutto questo non è sufficiente. Come dicevo, faccio solo un esempio, ma è un esempio importante. Il settore degli abiti usati ha conosciuto un boom di raccolta enorme, perché durante la pandemia, come si leggeva sui giornali, sulle cronache, moltissimi cittadini, milioni di cittadini chiusi in casa, si sono dedicati come dire, al check, come si può dire, dei propri armadi e quindi hanno raccolto abiti che non mettevano, che in buone condizioni, ma che non volevano più mettere per questioni di moda, di taglia, di qualsiasi tipo, di bambini cresciuti e così via. Questo ha portato a una raccolta enorme, a fronte del quale il mercato in Italia era sì in espansione, ma non così in espansione, e il mercato estero, che è un mercato in cui moltissimi raccoglitori avviavano gli abiti usati, si è contemporaneamente bloccato, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista in qualche modo della protezione che molti paesi in via di sviluppo che precedentemente acquistavano abiti usati hanno messo sotto forma di barriere doganali per preservare i mercati interni. Tutto questo, in questo quadro c'è un'altra novità normativa, oltre quelle da chiarire con gli attuativi, un'altra novità normativa sempre in attesa degli attuativi del Ministero, che è la legge 116 del 2020, che riguarda sostanzialmente la responsabilità estesa del produttore. Nel quadro di questa legge l'Italia si è obbligata ad avviare, a partire da gennaio di quest'anno, del 2022, la raccolta differenziata del tessile di cui parlavo prima. Questa raccolta differenziata di fatto è partita solo nelle città, nei conglomerati urbani dove già esisteva. Quindi a questo si aggiunge il fatto che non è ancora chiaro né nel settore del tessile né nel settore dei beni durevoli cosiddetti, quindi delle merci,
dirci come sarà gestita questa, quella che si chiama responsabilità estesa del produttore, REP, EPR in inglese, quindi sostanzialmente nelle direttive dell'Unione Europea, e che imporrebbe ai produttori di aggiungere alcuni centesimi di euro o alcuni euro, alla, così come avviene ad esempio per gli pneumatici, alla vendita, al prezzo di vendita di un prodotto che poi debbano servire per garantire il fine vita di questo prodotto. Questo vorrebbe dire in linea teorica, come ad esempio avviene in Francia, premiare i coloro che fanno la raccolta di usato, premiare non solo i grandi raccoglitori, cooperative, aziende di abiti e di merci, ma premiare anche i piccoli raccoglitori, coloro che si impegnano a raccogliere casa per casa, in varie situazioni, attraverso donazioni e così via, le merci per avviarle a seconda vita. Tutto questo dovrebbe, o almeno in altri paesi, cito di nuovo la Francia, è gestito attraverso consorzi pubblici di cui fanno parte grandi agglomerati di raccoglitori privati, ma che sono gestiti dal pubblico. In Italia ad oggi non abbiamo notizia di cosa voglia fare il Ministero. Ci sono stati alcuni colloqui, ma oltre a questi non si è andati. Gli attuativi sono ancora lettera morta. Non solo, ma assistiamo a un fenomeno che si sta diffondendo in Europa, e che è quello della cosiddetta reverse logistics, cioè come forma anche di marketing, molte grandi catene sportive, di attrezzature sportive o di abbigliamento, o anche di catene di produzione e vendita di mobili, accettano, invogliano il consumatore a rifornirsi da loro, accettando o addirittura a volte mettendo in circolazione in canali paralleli la merce usata. Questo è un fenomeno interessante, è un fenomeno a cui guardare con grande attenzione in un quadro in cui noi stiamo lottando da anni perché ci sia una legge di risistemazione, di riordino del settore dell'usato.